siamo tutti istantanei del periodo storico che viviamo e ci troviamo e ci scontriamo con i problemi quotidiani del nostro tempo. E proprio di problemi quotidiani, di sfide, di cercare di trovare soluzioni, soluzioni anche a quelle che sono dei veri e propri sconvolgimenti. Ne parliamo con il dottor Gianluca Loffredo, subcommissario straordinario alla ricostruzione post-sisma del 2016, Presidente del Consiglio dei Ministri sul bando delle comunità energetiche rinnovabili nelle aree del sisma dell'Italia centrale, con spunti di riflessione. Per altre aree del territorio nazionale. A lei la parola. Grazie a tutti, grazie dell'invito, grazie ad S2 che ho accolto molto positivamente l'invito del Presidente e al Comune di Porto Tolle e al Sindaco che ci ospita. È sempre un piacere andare presso le comunità perché sicuramente si colgono gli aspetti appunto concreti dei problemi quotidiani. E vorrei partire proprio da questo punto, innanzitutto perché la struttura commissariale del 2016 nata per affrontare la ricostruzione post-sisma si occupa di comunità energetiche, perché il piano nazionale complementare al PNRR, che vede allocate circa 32 miliardi di euro, ha conferito alla struttura commissariale nata per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assolvere la funzione della ricostruzione anche la gestione di 1 miliardo e 780 milioni sulle aree interessate dal cratere per consentire un impulso all'economia in generale, quindi la ricostruzione sì, ma soprattutto l'impulso economico. E abbiamo, attraverso una serie di misure volte soprattutto alla transizione green e alla mitigazione del digital divide, immaginato ormai un anno e mezzo fa, quasi due, una serie di misure, tra cui ancor prima dell'adozione del decreto legislativo 199 del 2021, che è del dicembre del 2021, quindi è un anno che è stato che ha visto la luce il decreto che ha sancito la norma che stabilisce la modalità attuativa delle comunità energetiche rinnovabili, abbiamo immaginato un bando che potesse conferire agli enti territoriali locali delle risorse. E qui si è posto il primo punto che abbiamo affrontato. Le risorse che noi abbiamo allocato sono circa 68 milioni. Innanzitutto, a chi conferire le risorse? Il primo punto su cui ci siamo domandati come procedere, no? E vi dico come siamo approdati e quali sono le evoluzioni, tra l'altro in corso anche a seguito di un confronto con la Commissione europea che abbiamo avuto proprio qualche giorno fa, perché c'è un tema degli aiuti di Stato che poi vi dico, quindi la materia è complicata. Innanzitutto sul megawatt non ci sono dubbi. Dal dicembre dell'anno scorso le comunità energetiche possono utilizzare l'energia condivisa qualora siano allocate all'interno del perimetro della stessa cabina primaria. E la norma dice che gli enti gestori, tra i cui Terna, è tenuto a configurare, a dare notizia, a dare pubblicità del perimetro delle cabine primarie. Già su questo punto ci sono notevoli punti di debolezza del gestore, che fa fatica a fornire in modo aperto, trasparente, quale dovrebbe essere il principio base di leale collaborazione, in generale di sussidiarietà verticale e orizzontale tra strutture pubbliche della pubblica amministrazione ed enti privati. Già qui c'è un primo vulnus, quindi bisogna conoscere il perimetro, perché essendo un perimetro molto ampio, quando i comuni sono molto piccoli succede che all'interno di una cabina primaria cadono anche più comuni, a volte alcune cabine primarie includono 20-30 mila abitanti, a volte meno, dipende dalla geomorfologia, dalle dorsali, dipende da tutta una serie di fattori che hanno visto lo sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia nel tempo, e questo è un primo tema. Il secondo tema poi su cui c'è, è granitico, diciamo, il tema della potenza, cioè la comunità energetica, l'impianto rinnovabile connesso a quella comunità può avere una potenza massima di un megawatt, quindi 200 kilowatt sono stati portati a un megawatt, questo sempre dal decreto legislativo 199. Cos'è che manca ad oggi? Il decreto legislativo metteva in capo ad ARERA entro 6 mesi, quindi è passato il tempo,
per cui adesso io non mi pronuncio perché di confronti ne facciamo quotidianamente e quindi non riporto, diciamo così, le promesse fatte da Arera che sono state, devo dire francamente, nel passato non si sono mantenute, nel senso in ordine ai tempi, nel senso che parrebbe che entro l'anno dovrebbero vedere la luce i decreti attuativi che stabiliscono le regole di ingaggio economico delle comunità energetiche, che rappresenta un tema fondamentale. Voi dite, voi come vi siete relazionati, visto che la CER si interroga su come andare avanti? Allora, innanzitutto il primo punto che abbiamo sdoganato è il seguente: poiché una risorsa pubblica l'abbiamo conferita ai comuni, agli enti territoriali locali in generale, a quelli che il 199 articoli 30, 31, 31, 32 stabilisce chi può partecipare alla CER, cioè chiunque. E abbiamo però stabilito che il contributo, cioè la risorsa a fondo perduto, anche nella misura del 100%, per la progettazione, l'installazione e la produzione di impianti da fonte rinnovabile, viene conferita alla pubblica amministrazione. Poi che cosa succede? Poiché il 199 stabilisce che, segue la direttiva europea, si chiama RED 2 dell'Europa, che l'impianto deve essere in disponibilità della CER. Questo è il punto cruciale, cioè l'impianto può essere in partenza della pubblica amministrazione, perché noi risorse pubbliche non volevamo aprirci ad un aiuto di Stato diretto all'impresa, quindi l'abbiamo conferito alla pubblica amministrazione. Però la pubblica amministrazione deve essere all'interno del contratto, dare, che è un contratto quello che si va a ingenerare tra i membri della CER, nelle sue varie articolazioni, perché abbiamo lasciato apertissima la possibilità di definire un soggetto giuridico, perché è aperta la possibilità, ai sensi del codice civile. Quindi saranno i membri che stabiliranno quale sarà la forma: associazione riconosciuta, non riconosciuta, piuttosto che consorzio, piuttosto che anche altre formulazioni. Mi viene da dire, anche perché a un certo punto la norma parla di membri barra azionisti, quindi anche altre formulazioni. Perfetto, purché abbia, questo è granitico nella norma, una ricaduta economica, ambientale, sociale, cioè l'obiettivo non è l'aspetto diciamo dell'introito utilitaristico tipico per esempio delle società di capitale. Quindi di fatto deve avere uno scopo mutualistico, uno scopo finalizzato ai membri della CER, in che modo? Ad alleggerire sostanzialmente la bolletta energetica. Quindi il comune diventa fulcro, animatore della comunità, tant'è che nel bando abbiamo predisposto un modulo in cui il comune ha fatto manifestazioni di interesse, urbi e torbi, affinché aderissero alla CER. Quindi alcuni hanno avuto addirittura, mettendosi insieme, sapendo qual era il perimetro della comunità, della cabina primaria, 200-300 potenziali aderenti alla comunità, perché il bando è stato chiuso il 21 di novembre. Adesso abbiamo ricevuto più di 100 domande, parrebbe l'importo circa 700 milioni, perché stiamo aprendo ora, 700 milioni ne avevamo allocati solo 68, vedremo poi, perché poi il MITE invece gestisce sempre all'interno del PNRR 2 miliardi sul tema delle comunità. Ancora non hanno provveduto a fare un bando, quindi diciamo noi è il primo bando che viene fatto in questo modo sulla base del PNRR a livello nazionale. Quindi il primo punto è stato pubblica amministrazione e suo l'impianto. Perfetto. Poi ci siamo interrogati sul tema: ma la pubblica amministrazione, il piccolo comune che ha sempre problemi enormi, in cui il codice degli appalti viene visto come il più grande mostro esistente sulla faccia della terra, ha grossissimi problemi, i responsabili dei progettamenti sono sempre sovraccaricati, abbiamo anche dato un'ulteriore premialità, cioè nell'ambito della possibilità di realizzazione dell'impianto, che a volte non è solo il fotovoltaico, perché pensate anche all'idroelettrico, in cui eolico, in cui la complessità anche tecnica, tecnologica, ma soprattutto autorizzatoria, nonostante le semplificazioni del DL77, che è il secondo decreto semplificazioni adottato per semplificare gli iter amministrativi da parte del governo lo scorso anno in ambito di pandemia, sono comunque delle autorizzazioni articolate, complesse. Allora ci siamo immaginati una premialità ulteriore qualora ci sia un privato che con la sua equity riesca in qualche modo a intervenire lato installazione, quindi il privato che non fa parte della CER, nelle forme più aperte possibile, il partenariato pubblico-privato. Molto auspicato, so che il dottor Fazioli, il professor Fazioli è assolutamente un fautore della modalità di messa a terra degli investimenti
pubblici, perché parliamo di quello, attraverso la modalità del partenariato pubblico-privato. Poi abbiamo dato gli incentivi rispetto, diciamo, al bando alla numerosità, sì, si premia la numerosità degli aderenti alla comunità energetica, si premia anche la potenza dell'impianto, nel senso che abbiamo premiato domande per venire, conoscendo il problema, sapendo, non mi dilungo perché lo avete già detto, qual è il grande problema attuale di Terna, cioè il fatto che la connessione dell'impianto è nota solo nel momento in cui si fa la richiesta della TICA, che è il testo integrato di connessione attiva. Quindi al tempo T0 il gestore della rete non dice se quella porzione di rete può prelevare energia e fino a che potenza, ma c'è una norma che dice che fino a 20 kW è pacifica la connessione, dopo i 20 kW e fino a 200, quei 200 che c'erano nel vecchio decreto fanno capire qualcosa, comunque di solito la capienza del gestore c'è, però al crescere no, allora abbiamo premiato la distribuzione, cioè premialità maggiori a chi fa più impianti, perché la CER può avere più impianti, è il singolo impianto che ha il cap a un megawatt, ma la comunità può avere tanti impianti, quindi abbiamo premiato la distribuzione per evitare che quegli impianti fallissero nella connessione, quando poi a valle, dopo il progetto, la pubblica amministrazione ha investito, immaginate che default il fatto di aver messo in campo una procedura così articolata e complessa, aver investito nella parte di progettazione. Tra l'altro, tra gli incentivi abbiamo anche previsto evidentemente i costi di progettazione, ma anche quelli amministrativo-giuridici, proprio perché la comunità ha bisogno di un'equipe nella fase di costituzione, prima di stilare un atto costitutivo e uno statuto, di una equipe di giuristi e di amministrativisti che lo mettano, diciamo, nella giusta direzione. Premesso che la legge è apertissima, però è chiaro che le regole di controllo della CER, premesso che il presidente può essere chiunque, la persona fisica, il sindaco del comune, piuttosto che anche l'amministratore delegato, l'amministratore unico dell'impresa, perché le imprese possono far parte. E come abbiamo stabilito di incentivare ulteriormente anche l'adesione dei privati? Perché è importante il privato, non solo sulla sua bolletta, perché c'è un problema di questo tipo. Gli spazi fisici per l'installazione di energia da fonte rinnovabile sono estremamente limitati. Prima si faceva un ragionamento in ordine alla continuità dell'energia, no? Perché è importante il bando delle CER, cioè qual è la ratio che sta dietro la direttiva? La direttiva è del 2018, qual è il 2019, qual era la ratio? Far la prossimità, ma soprattutto fare in modo che i cittadini europei dessero valore all'energia. Questo è il principio. Cioè, mentre fino al secolo, all'Ottocento, insomma, fino all'avvento della distribuzione dell'energia attraverso Edison, Tesla, dell'energia elettrica grazie, diciamo, alla corrente alternata e quindi la possibilità di distribuire con efficienze enormi l'energia a migliaia di chilometri, perché questo è il tema, perché io produco e a 1000 chilometri ho perso qualche punto percentuale, non ho perso per strada il 100%. Rispetto a questo grande ritrovamento tecnologico che ormai ha più di 100 anni, l'energia è un fatto scontato, perfetto, come mentre non lo era prima, perché andare nel bosco a tagliare la legna e portarsela a casa pesava, e come da un punto di vista di fatica, adesso voglio semplificarla, ma è così. Allora la direttiva europea dice benissimo, allora diamo modo alla comunità di creare la comunità e fare in modo di soppesare in qualche modo lo scambio dell'energia. A parole semplice, a dirsi come è possibile fare, chiaramente non è che ci scambiamo pacchetti di energia con la mano, perché utilizziamo sempre la rete esistente per scambiare l'energia. E quindi si sono immaginati un sistema di incentivo che va a dare un euro, in questo momento sono 110 euro al megawattora, di incentivo per il minimo dell'energia tra quella prodotta dagli impianti rinnovabili in disponibilità della rete e l'energia consumata, premesso che l'autoconsumo è sempre incentivato, perché l'energia che produco è sicuramente presso l'autoconsumo fisico,
cioè che io vado nello stesso punto di consegna a consumarla, ma noi parliamo invece di una condivisione, diciamo tra virgolette, non fisica, cioè che non avviene sullo stesso POD, ma tra una serie di punti di consegna dell'energia sottesi alla cabina primaria. E quindi su questo punto, questo è il punto, cioè come valorizzare l'energia. Ora ARERA si sta il fatto che ARERA non abbia ottemperato nei 6 mesi dal 199, oggi ci troviamo a un anno, diciamo, la dice lunga sulla complessità del sistema, dell'algoritmo che è sotteso a questo tipo di valutazione. Molto complicato, molto complicato. Quindi vedremo, adesso dicono entro fine anno, in che modo saranno articolati le declinazioni, le articolazioni di questi algoritmi di calcolo, senza i quali, devo dire, la CER fa fatica a decollare, perché i membri devono stabilire in che modo valorizzano l'energia prodotta all'interno, a parte l'incentivo di cui poi è responsabile il GSE, il gestore dei servizi energetici, a parte l'energia eventualmente non autoconsumata e quindi prodotta e messa in rete e quindi venduta, al netto degli oneri di rete, che sono quelli che vengono scomputati dalle bollette grazie al mancato, diciamo, utilizzo della rete nel senso esteso del termine, al di là della cabina primaria, a parte questi tre elementi che sono citati, però poi entrare negli algoritmi di calcolo è sicuramente cosa ben diversa. E poi soprattutto lo statuto e soprattutto l'atto costitutivo, i patti parasociali che faranno, dovranno intervenire in modo massiccio, perché ci saranno anche i privati che possono intervenire con l'impianto esistente. L'impianto esistente può intervenire nella rete, perché gli impianti devono essere di nuova produzione nel momento in cui sono installati dopo l'entrata in vigore del 199, che è il 15 dicembre del 2021. Gli impianti esistenti possono entrarvi nella misura massima del 30% della potenza della rete, della CER, cioè hanno voluto comunque tenere a bordo gli impianti esistenti correttamente, e quindi anche il privato che ha un impianto, come dicevo qualcuno prima, potrebbe intervenire all'interno della comunità energetica in modo sicuramente efficace, ma dovrà capire bene. Io sono entrato con un contratto con il GSE, con questa, se ne sono declinate tanti negli anni, ho questo contratto. Qual è il beneficio? E per trovare questo bene, capire questo beneficio, bisognerà ben attestarsi sul tipo di, appunto, sul tipo di algoritmi che metterà in campo ARERA da qui a breve. Però devo dire che l'esperienza di fare un bando di questo tipo, qual è il vantaggio? Che abbiamo guadagnato un livello di sviluppo di ragionamenti che se non metti in campo un argomento specifico, un obiettivo specifico, non raggiungi, al di là, diciamo, degli aspetti ingegneristici, che devo dire forse sono di minore importanza. Gli aspetti fondamentali in questa partita sono di carattere proprio amministrativo, giuridico, e sono di carattere regolamentatorio del sistema, più che di carattere tecnico, perché effettivamente non è quello il tema. Certo, sicuramente la disponibilità di spazi la pubblica amministrazione non ne ha, cioè voi pensate soltanto alla pubblica illuminazione. Allora, poiché è consentito entrare con più punti di consegna in qualità di prosumer, di consumer e quindi prosumer, quindi il comune può, con tutti i punti di consegna che ha, con i punti di illuminazione che stanno probabilmente anche sotto la stessa cabina primaria, forse Portotolle ci rientra, perché forse non ha un'estensione territoriale, poi mi sembra qui vicino ci sia... Quindi è enorme, quindi avete più cabine primarie. Quindi avrete più cabine primarie, quindi necessariamente più CER, perché la CER è quello, un limite fisico all'estensione della CER. Poi giustamente l'avvocato diceva, la Presidente, la domanda che mi ha posto, ma è possibile fare, istituire un rapporto tra più CER, per esempio con un contratto di rete? Ci abbiamo riflettuto, ho detto l'idea è buona, perché la rete nasce, è un'altra disciplina codicistica, un'altra disciplina. Possono stabilire, regolamentarsi tra di loro, non so, mettere per esempio a frutto il know-how, l'expertise, le conoscenze giuridiche, quello sì. Quello che non potranno fare è mettere a frutto gli incentivi, che sono regolamentati in maniera
ferrea da parte di Arera, ovviamente, perché lì c'è un limite fisico, quindi l'estensione territoriale può giocare a favore, perché chiaramente potrebbe avere anche spazi dove poter produrre. Se non sono i proprietari del comune, deve intervenire il privato, cioè il privato deve intervenire per la sua capacità, non soltanto tecnica e tecnologica, ma anche per la disponibilità degli spazi. Pensate a tutti gli impianti industriali. Non basteranno mai, perché nella transizione energetica abbiamo fatto un conto in presidenza del Consiglio, non è che le coperture bastano per colmare, cioè ce ne sono poche di superfici finalizzate alla produzione di energia da fonte rinnovabile per innalzare in maniera importante, cioè non c'è solo il fotovoltaico, l'idroelettrico, i salti sono molto pochi, quelli che non sono stati già con tecniche tradizionali che sono state già utilizzate, cioè nel senso che ci vogliono particolari condizioni, a parte che occorre una stabilità di portata dell'acqua, e qua è tutto, si apre un mondo. Prima parlavamo del vento, l'acqua o è troppo poca o è molta, però purtroppo è molta in pochissimi giorni, e questo è il nuovo processo climatico a cui ci stiamo abituando, e quindi di fatto è un altro tema, così come l'eolico purtroppo solo in alcune zone, comunque soggetta ad una instabilità che mette in crisi la rete, questo è verissimo, e quindi loro hanno grossi problemi a gestirla. Quindi io penso che su questo tema sia imprescindibile il mix energetico, cioè vincono sicuramente le scelte a livello locale, ma soprattutto a livello nazionale, che mettono in campo un mix energetico il più vario possibile, adottando tecniche il più innovative possibili, aprendosi anche a soluzioni innovative su temi messi da parte nel corso dei decenni, nel corso del secolo scorso, ma che potrebbero ritornare anche con profili di sicurezza e sostenibilità innovati dalla tecnologia, perché no? Quindi bisogna veramente aprirsi a tutto, perché è evidente che guardate, il GSE, questo bando è stato nostro, ci ha fornito il progetto di fattibilità tecnica economica che è stato alla base del bando. Legambiente ci ha dato supporto per la disseminazione nei 183 comuni, noi abbiamo 183 comuni nelle aree dei due crateri 2009 e 2016, 10.000 km quadrati, 4 regioni, e anche loro sono assolutamente allineati sul fatto che il mix energetico è imprescindibile, cioè che non sono certo portatori di una bandiera ideologica, perché è evidente che bisogna fare in questo modo. Tra l'altro nel bando abbiamo anche promosso non solo la produzione di energia elettrica, ma anche la produzione di la condivisione dell'energia termica, cioè il tele o il riscaldamento o raffrescamento, nelle declinazioni opportune delle leggi che stabiliscono qual è titolato ad essere rinnovabile, cioè un decreto ben preciso, credo il 102 del 2014, quindi che stabilisce bene cos'è una rete di teleriscaldamento, le prerogative, tant'è che il comune di Acquasanta Terme, si chiama Acquasanta proprio perché hanno l'acqua santa, nel senso che viene fuori calda, un po' come ce l'ha Ferrara, sapete che Ferrara ha un impianto di geotermia importantissimo, uno dei primi in Italia, perché pescano a 100 metri di profondità acqua a 80 gradi, e vi assicuro che quando l'acqua viene pescata quasi gratuitamente, perché la devono innanzitutto portare su e poi distribuire, ma il vantaggio energetico è fenomenale, negli impianti di geotermia sono eccezionali. Ecco, quella della geotermia per esempio è un altro tema, però non è che in Italia la Toscana ha diversi hotspot, così si chiamano, punti caldi, ma sono molto limitati nello spazio, quindi di fatto ci sono ovviamente bilanciamenti rispetto alla tutela dei territori che io sposo assolutamente, cioè la sovrintendenza è un amico, non è un nemico, l'articolo 9 della Costituzione è un cardine dei padri costituenti, e quindi bisogna sicuramente articolare una tutela su una tutela, e quindi distribuire in maniera efficace. Certamente la politica energetica è una politica quasi di emergenza nazionale, quindi nell'emergenza nazionale vanno messe in campo misure straordinarie anche rispetto ai titoli autorizzatori, però è chiaro che il confronto con l'ente parco, con la sovrintendenza, con tutti gli enti preposti all'autorizzazione, deve essere sempre un confronto sano, questo va detto, perché, e poi vi dico anche questo, quando il confronto si basa su basi culturali, nel senso più esteso del termine, si autorizzano anche impianti che uno casomai pensava di non poter autorizzare, perché si dimostra attraverso un processo culturale sano di sviluppo del progetto. Quindi questo è sempre l'invito, vince sempre il confronto basato su idee
perché hanno una solida base culturale, non è che è senza essere campati in aria. Quindi anche questo è l'invito che faccio sempre agli attori, di mettersi intorno al tavolo e parlare oltre che vedere i documenti e le carte, perché il confronto è molto importante anche attraverso le conferenze. Guardate, noi agiamo con poteri straordinari attraverso delle conferenze speciali di servizi e derogatorie rispetto al procedimento amministrativo, alla 241 del 90. Eppure arriviamo a compimento non tanto perché abbiamo poteri derogatori mai usati, mai usate le deroghe, ma solo per il confronto continuo, sì, confronto continuo che deve avvenire fin dai primi istanti. Quindi questo è anche con i cittadini. Quindi questo è sicuramente un tema che devo mettere in luce, che mette in evidenza anche questa governance di multilivello, in cui noi come struttura centrale non abbiamo un file Excel, questo è un po' un errore forse fanno i ministeri, dove controlliamo da remoto. La struttura centrale ha fatto sopralluoghi su tutti i posti pensati per andare, struttura centrale, quindi immaginate che questo tema, che poi il PNRR sta provando a fare uguale, Roberto, cioè con delle, se non si fa così si farà fatica a parlare, perché se le cose non si vedono, non si sentono, non si annusano, no? Non basta un file Excel o un progetto da remoto, perché non avrai mai il tempo per poter entrare nel merito delle cose sotto il profilo tecnico, ma anche sotto il profilo amministrativo. Quindi ecco, forse ho rubato troppo spazio e vi ringrazio.